Buongiorno a tutti, ci troviamo a Mongivacca, precisamente nei pressi della borgata Operai. Più volte ci siamo occupati in questi anni dello stato di abbandono e degrado dei box qui presenti, che sono stati realizzati nel lontano 2004. Finalmente dopo 15 anni, dopo le nostre insistenze, dopo le nostre interrogazioni e le nostre sollecitazioni, sono iniziati da qualche giorno, così ci hanno riferito i residenti della zona, i lavori per il ripristino dell'impianto elettrico, per la messa a norma che porterà finalmente alla fruizione dei box stessi. Noi ci riteniamo veramente soddisfatti di questo risultato, perché grazie al lavoro congiunto su tutti i livelli istituzionali, io come consigliera municipale e Antonella Laricca come consigliera regionale, siamo riusciti a dare il giusto impulso a tutti, diciamo, gli attori coinvolti, in particolare all'ARCA. Quindi, come sappiamo, appunto, a fine anno c'è stata una gara, c'è stata un'aggiudicazione. Questi lavori sono iniziati da qualche giorno e, diciamo, dovrebbero essere consegnati all'incirca, diciamo, per luglio. Quindi il nostro auspicio è che entro quest'anno finalmente i residenti di Mongivacca, dopo ben 15 anni di attesa, possano finalmente usufruire dei box tanto, diciamo, desiderati. Anch'io sono molto soddisfatta questa mattina, già ormai insomma la seconda volta che vengo qui sul territorio grazie a un invito di Alessandra Simone, ma è un territorio che ormai ho conosciuto bene grazie ai suoi solleciti. Abbiamo in questi anni sollecitato l'ARCA, prima di tutto per la messa in sicurezza di questi box, perché essendo stati abbandonati, poi di fatto erano diventati il ricettacolo di eventi vandalici, di sporcizia, e quindi abbiamo prima di tutto chiesto la messa in sicurezza ed è stata fatta. Dopodiché abbiamo chiesto ovviamente il ripristino. E il ripristino ci hanno dato continue informazioni sul cronoprogramma e sulle intenzioni. Adesso il cantiere è partito e, come diceva Alessandra, appunto sarà consegnato, la consegna dei lavori è prevista a luglio. È una zona a cui mi sono legata molto, devo dire, grazie anche naturalmente a come me l'ha presentata, me l'ha descritta e poi mi ha invitato qui Alessandra Simone, perché è una bellissima zona con degli abitanti che la amano molto, ci tengono molto a questa zona e quindi hanno anche loro sollecitato questi interventi e hanno fatto il massimo in assenza magari di istituzioni che veramente fossero interessati al contesto urbano e al decoro urbano di questa zona, hanno fatto il massimo dando il loro tempo, le loro energie e i loro stessi soldi per cercare di portare la bellezza in una zona che comunque ne ha tanta, ma che ovviamente deve essere curata. Adesso qui, come forse potrete vederlo, c'è anche un cantiere abbandonato di edilizia per cui erano previsti alloggi per universitari, oggi è un cantiere abbandonato e anche su questo chiederemo presto spiegazioni, perché proprio il 17 in realtà io ho un incontro con l'amministratore unico di Arca Centrale e chiederò informazioni sia sull'assegnazione di questi box, perché sappiamo che sono state inviate le lettere agli affittuari e sappiamo però che devono partire quelle ai proprietari, e chiederò anche informazioni su questo cantiere abbandonato e su altre zone di interesse dell'Arca sparse nel comune di Bari. Quindi la nostra azione continua, siamo soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto finora, ma ovviamente non ci fermiamo qui e continueremo a chiedere informazioni e informare i cittadini ogni volta che sarà necessario.